consentirà a tutti i medici iscritti all'Ordine della Campania di accedere gratuitamente a banche dati mondiali direttamente dall'area riservata del sito dell'Ordine. Una piccola rivoluzione dal 1 gennaio 2014 denominata Biblioteca Scientifica Virtuale, presentata questa mattina nella sede della Riviera di Chiaia. Uno strumento importante per i medici e gli odontoiati che avranno così la possibilità di utilizzare liberamente uno strumento innovativo. All'incontro era presente anche il presidente della Regione Campania Stefano Caldoro. Il presidente dell'Ordine dei Medici Bruno Zuccarelli illustra ai nostri microfoni l'iniziativa. Questo è un progetto che va incontro ai cittadini, 23.000 medici e odontoiatri dal 1 gennaio 2014 tramite il sito dell'Ordine si collegheranno alle maggiori riviste internazionali con impatto internazionale di grandissimo livello verificata dall'EBSCO. Per questo motivo il suo ideatore, l'ingegnere Brian Alper, è venuto stamattina qua a Napoli per lanciare questo progetto che è il primo per l'Italia meridionale ed è sicuramente molto importante perché noi partiamo da un presupposto: un medico formato e aggiornato significa un paziente più sicuro.